Ciao a tutti, oggi sono tornato al manicomio di Mombello perché, come sapete, ci sono già stato un bel po' di volte, ma davvero tante, ma voglio fare delle rilevazioni nel reparto pediatria, che però è da tutta l'altra parte del manicomio rispetto all'ingresso, quindi c'è da fare una bella scarpinata nei sotterranei. Oh yeah! Eccomi arrivato dove c'è l'ingresso del presunto tunnel napoleonico, quello lì, dove ho fatto le ultime volte le rilevazioni insieme a Dida. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che vuole comunicare? Boh, nessun segnale. Allora io procedo per dove avevo intenzione di andare. Grazie.
Caspita, eccomi arrivato nei sotterranei del reparto pediatria. Si dovrebbe passare di qua. Sì. È camminata. Di qua. Oh, sì, di qua. Oh. C'è qualcuno? Oh. C'è qualcuno qui con me? Wow. Eri qualcuno ricoverato qui dentro? Se la risposta è sì, penso che così sia, la risposta sia sì. Oh, oh. Io vado avanti, tu seguimi, se mi vuoi tenere compagnia. Dovrebbero esserci delle scale per salire di sopra. Forse di qua. No, mi sa che di qua non ci sono scale. Grandi testate. Ma io non me lo ricordavo così labirintico questo sotterraneo. E sì, qui devo scendere. E qui comunque c'è sempre qualcuno che mi segue. No, questo è il corridoio lungo, lungo, che va da tutt'altra parte, quello che fa la curva e finisce dove c'era la caldaia. E da che parte sono le scale qui? Che io mica me le ricordo. Qui sono di nuovo nello stanzone. Io prima sono andato di là, non è che di qua c'è qualcosa. Una porticina con un pozzo. Di cui non si va da nessuna parte. C'era anche una specie di lavanderia da queste parti. Non ci sono altri ingressi di qua. Ah, infatti, eccole qui. Ecco qui dove c'era la lavanderia. Oh. Mi stai proprio seguendo? E questo qui era lo scarico per il bucato dei piani di sopra. Oh.
certo potrei fermarmi anche qua, però io voglio salire. Perché c'era una stanza. Oh, di qui si esce all'aperto. Una stanza che era qui a piano terra e doveva essere l'ultima in fondo di qua. Di qua, se non sbaglio. No, non era questa. Però no, non era qua. Non era neanche questa. Forse era questa. Beh, non mi ricordo qual era di queste stanze dove il rilevatore segnalava da pazzi, di brutto. O forse più in là. Certo che qui si sono divertiti a sfondare tutto. L'ultima volta che ero stato da questa parte non era così distrutto. Era una stanza con le finestre che davano di qua. Magari qua. Eccola qua. Eh no, questo è un bagno. Questi sono bagni, non era qua. E allora era proprio di là dall'altra parte. Sì, non c'erano porte. E invece era questa. Era questa la stanza. Sì, col soffitto bruciato. Eh sì. Io l'altra volta il computer l'avevo lasciato qua. Wow. C'è. Qualcuno c'è. Qualcuno che mi ha seguito. Se la risposta è sì, fai accendere le luci. Eri un paziente ricoverato qui? Confermi? Bene. Ma sei morto qui? Sei morto qui. Sì. E un bambino? Eri un bambino. Eri un bambino e sei morto qua. Va bene, io allora lascio il computer con la videocamera e tutto qua. Vediamo se magari riusciamo a comunicare. Ecco il computer sistemato che sta registrando proprio in questa stanza perché, come avete visto, adesso già, eccolo. Lo so che mi tieni in compagnia. Comunque adesso ci sono state segnalazioni. Anche l'altra volta c'erano state segnalazioni. E addirittura in una registrazione c'era una voce che parlava, che diceva no, un no, ma
a quale delle mie domande? Di cui l'edificio continua, perché se non sbaglio ci sono anche le scale che salgono ai piani di sopra, che infatti dovrebbero essere qua. La stanza lì dove ho lasciato il computer, a vederla com'era, mi sembrava quasi un'aula scolastica. Con lo spazio per la lavagna sul muro. Però, come posso esserne certo? Già qui sta venendo giù tutto. E sì, queste erano aule scolastiche, con anche gli appendini così. Sì, sì, vuol dire che queste due in fondo al piano terra erano aule, e se c'erano dormitori, c'erano sicuramente, erano al piano di sopra. Probabilmente anche queste erano aulette più piccole, perché quelle lì sono lampade che di solito venivano usate nelle scuole. Qui c'era il bagno, con l'uscita. Bagno, bagno. Sembra quasi che fosse uno stendino. Adesso ci hanno steso una sedia, vabbè. Di qui si torna fuori. Non c'è più nessuno che mi segue. Cado. E allora provo a salire di sopra. C'è una rete che in teoria avrebbe dovuto chiudere. Ah, qui hanno chiuso proprio con la rete, ma io lo vedo. Che magari è tutto pericolante, non so. Infatti sto più possibile vicino al muro. Qui il rilevatore non si accende più. Vediamo sopra. Cavolo, ma qui sono calcinacci che vengono giù. Qui c'era l'ascensore che è crollato lì in fondo. Bagni come il piano di sotto. Altri bagni con i lavapiedi. E qui erano tutti lavandini. Questa roba, carbone. No, escrementi umani. Ma che schifo. Cavolo, ma è tutto pieno. No, qui non si può entrare. Qui non si può entrare. È tutto pieno di merda. Oh, attenzione. Forse era questa la stanza dove l'avevo lasciato. Eh sì, con le finestre. Vabbè, sopra sotto. C'è qualcuno? Sei ancora qui con me? Mi
Mi stai seguendo? Se ci sei, fai accendere le luci. Allora mi segui. Cos'è? Ti do fastidio che stia qui? Vuoi che me ne vada? No, allora non ti do fastidio. Non so per cosa chiederti. Eri ricoverato qui o venivi a scuola? Eri ricoverato? Sì. E sei morto qui? Mi dispiace, ma eri un bambino o una bambina? Ti ripeto la domanda, eri un bambino? Eri una bambina? No, quindi eri proprio un bambino ricoverato qui. Sì. Wow. Che roba. Che non so cosa chiedere, io continuo il giro. Comunque non ti do fastidio. No, bene. Ah, ma qui è tutta una cagata unica. Quindi ti fa piacere avere un po' di compagnia? Sì, bene. Bene, allora continua il giro, se vuoi vieni con me. Niente, qui è finito. Una stanzetta così. Qui devo stare attento a dove metto i piedi perché... Cavolo, ci sono andati da fare qui. Fa schifo anche a te? Sì, Cavolo, qui fare lo slalom da giocare a scacchi. E vediamo dall'altra parte. Qui da dove sono venuto, al piano di sopra, non so se fidarmi perché qui sta venendo giù tutto. Infatti mi sa che al piano di sopra non ci vado. Questo è un altro bagno, lì c'era anche cosa della carta igienica. Questo era proprio un cesso. Sì, era un cesso. Altri bagni, cavolo, ma erano più bagni che altro qua. Altri bagni anche di qua. Oh. Anche qui pieno di escrementi umani. E questa era un'aula, allora sì, ho capito. Mi sono tolto il dubbio, penso, di com'era questo posto. Allora, nell'altro edificio gemello simmetrico dall'altra parte erano i dormitori, proprio la pediatria. Queste qui invece erano tutte aule scolastiche.
Mi confermi? Mi confermi che erano aule scolastiche? Wow, grazie. Sì, anche qui dei siluri, ma che schifo. Sì, comunque, no, qui c'è lo stenditoio al piano di sotto, qui invece c'è solo sto stanzino. Vabbè, io mi fermo, faccio un po' di foto a questo piano. Capire cosa mi vuoi dire. Sarebbe bello avere un traduttore. Basta, non parli più. Vabbè, allora faccio un po' di foto qui. E poi torno a vedere il computer. Prima di tornare giù, in una delle stanzette c'era... Tra le stanzette c'era questa qui, con tutti questi murali, spettacolo. Fatti bene. Vabbè, torno giù a recuperare il computer. Stando attento a dove metto i piedi, perché qui è sempre dove sono passato prima. Bagno, allora vediamo se ci sono altri murales interessanti. No, una scritta stupida. Il soffitto che sta venendo giù, quindi evito. Certo che mi segui, già mi sono fidato a salire di qua. Ci sarebbero altri due piani, ma coi pavimenti tutti sfasciati. L'ultima volta che ero venuto qua non era così distrutto. Non c'erano tutte quelle scagazzate. Ah, qui è vero, bisogna uscire da qua perché c'è la rete. Chissà perché l'avevano messa, perché sta venendo giù tutto. Qui dietro, se non sbaglio, c'è un altro ingresso per i sotterranei. Infatti si scende. Ai voi che entrate in questo luogo di sofferenza. Vabbè, luogo di sofferenza lì sotto. Qui si esce fuori e vado a recuperare il computer. Vediamo se sta registrando. Sì. Sì, e queste erano aule scolastiche. Mi confermi, vero? Qui è stato dato fuoco a tutto. Quindi di là erano tutti i letti e di qui erano le aule scolastiche. Che ormai sta... Cavolo, sta marcendo davvero tutto qua. Ma l'ultima volta che sono venuto, vabbè che sarà stato anche 4-5 anni fa da questa parte, ma... Cavolo, non era così. Qui c'è anche a terra proprio sabbia che sta venendo giù dai soffitti, da... anche perché qui è stato bruciato tutto. E tu continui a confermare.
Grazie. Vabbè, io smonto il computer e me ne torno via. Smontato il computer, me ne torno da dove sono venuto, ovvero dai sotterranei, che in teoria dovrebbero essere dove sono salito prima, lì dove c'è la scala che scende. Oh, io ti saluto e me ne vado. Un'altra volta che torno ci incontreremo di nuovo. Ciao. Dovrebbe essersi qua. È qua. Dove c'è la lavanderia. E allora torno indietro. Adesso non sto a riprendere tutto, anche perché è lunga. Ci vediamo all'uscita. Ed eccomi, tornato di fuori. Come avete visto, là in quel reparto il K2 impazziva e dava delle belle risposte. E a me è venuto il fiatone. Proprio là ha iniziato a mancarmi il fiato. Arrivando là, lì proprio a un certo momento ho fatto fatica un po' a respirare. E adesso tornando indietro, mi sto ripigliando un attimo, ma un gran fiatone. Sono curioso di vedere le registrazioni fatte con il computer. Quindi ci vediamo a casa. Oh yeah! Eccomi a casa, ho passato tutto il resto della notte a esaminare foto, video, audio e tutto il resto, ma sarei voluto restare lì tutta notte, però come avete visto, sentiva anche nel video, avevo il fiatone, facevo fatica a parlare e stranamente ho le gambe di legno, come se avessi fatto chissà che cosa, proprio privo di energia, stanchissimo. Tra rilevazioni del K2, che tra l'altro, ecco, partiamo dall'inizio. A registrazioni audio, foto e video non c'è nulla di strano. Anzi, una cosa strana c'è: nell'audio non si sente niente, neanche quando ero al piano di sopra, nelle stanze di fianco, che parlavo durante la registrazione, la mia voce si sarebbe dovuta sentire e invece non si sentiva niente. Anche al piano di sopra, passi, quando, mentre passavo proprio nella stanza di sopra, niente, non si sente niente. Tutto il video muto, eccolo qua. Questa è una cosa molto strana, perché non è che c'era il volume a zero e quindi non ha registrato, no, no, tutto il resto è stato registrato. Quando ero lì nella stanza davanti al computer si sentiva bene. Come sono uscito dalla stanza? Basta, silenzio totale, fino a quando non sono rientrato alla fine per riprendere il computer. E in più, la cosa davvero strana sono le reazioni del K2 che, come sono entrato in quell'edificio da sotto, già ha iniziato ad attivarsi, ma ad attivarsi per bene, come avete visto, fino a sopra, mentre di sotto sembrava impazzito. Quando sono arrivato in quella stanza, se avete visto, le risposte sembravano coerenti, ma non solo in quella stanza, anche quando ero dall'altra parte dell'edificio, pure al piano di sopra, quando ho detto queste qui erano aule scolastiche, allora nell'altro edificio c'erano le camerate e lì si è acceso come se fosse una risposta sì, e ho detto allora me lo confermi, e si è acceso, me l'ha confermato, sembravano proprio risposte coerenti. E io sono venuto qui perché la prima volta che c'ero venuto in questo reparto avevo fatto un po' di domande e mentre me ne sono andato via a girare tutto il resto, avevo lasciato il computer e si sente una voce che chiaramente dice no. No a quale delle domande che avevo fatto? Questa volta non ci sono state risposte vocali, però il rilevatore
ha dato delle risposte molto coerenti. Sono convinto che in quell'edificio ci sia qualcosa, quindi già due punti, sono convinto che ci sia qualcuno. Quell'edificio e all'incrocio dei tunnel sotterranei dove avevo sentito la voce che diceva entra lì e l'ultima volta la voce che diceva il mio nome. Certo che quel manicomio ogni volta che ci vado è sempre interessante, anche se ci sono stato tantissime volte ormai, ma è sempre interessante e probabilmente ci tornerò per fare altre rilevazioni. Nel frattempo vi dico che settimana prossima, domenica 26, avrò il primo mercatino di Natale qua a Legnano. Sarà tra Corso Garibaldi e Piazza San Magno, quindi proprio in centro centro a Legnano, dalle 8 di mattina alle 6 di sera. Io sarò lì con il mio gazebo, con la mia bancarella, con tutti i miei lavori artigianali, quindi vi aspetto. Nel frattempo, voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video. Lasciate un like, lasciate un commento, condividete i video, ma soprattutto iscrivetevi. A voi cambia poco, per il canale cambia tantissimo. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex e Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, metallo e legno. E vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!